A fare turismo oggi si discuterà delle nuove professioni digitali nel mondo del turismo, un incontro da lei moderato, un aspetto questo da assolutamente da prendere in seria considerazione. Sì, ci sono un sacco di nuove professioni e di nuove opportunità nel settore del turismo e sono soprattutto nel mondo del digitale. Alcune di queste professioni sono conosciute, altre invece sono assolutamente nuove. Noi stiamo cercando oggi di fare un po' più luce su quali possono essere queste nuove opportunità e indicare ai ragazzi una nuova strada. Per questo però è necessario anche il supporto e il coordinamento con gli istituti di formazione che devono anche adeguare l'offerta formativa alle nuove esigenze del mercato. Possiamo annunciarne qualcuna di queste nuove professioni che si stanno sviluppando? Ma guardi, potrei farle molti nomi, sono tutti in inglese, il data analyst ad esempio, il big data analyst, sono tutti dei ruoli nuovi che bisogna costruire attorno al mondo del turismo, sono utilizzati in questo momento in altri ambiti, però sostanzialmente si tratta di persone che devono sapere utilizzare i contenuti che girano su internet e produrre i contenuti per le aziende turistiche in maniera fruibile per i nuovi clienti che oggi si trovano soprattutto sulla rete. Questo passaggio possiamo dire che si collega un po' alla macroarea che è quella dell'internazionalizzazione che ormai adesso è diventata basilare e fondamentale. Ma nel mondo del turismo la parola internazionalizzazione è quasi senza senso perché il nostro è il primo settore che nasce già internazionalizzato, il turismo è di per sé un fenomeno globale, quindi da questo punto di vista chi comincia a lavorare in questo segmento sa già che dovrà confrontarsi con tutto il mondo.